Avrebbero aggredito sulla spiaggia di Pane e Pomodoro una cittadina trentenne di origine iraniana. Veniva costretta ad entrare in un'abitazione di campagna. L'uomo avrebbe costretto la giovane vittima a subire un rapporto sessuale completo. Picchiata sul piazzale del cimitero di San Lazzaro fino a perdere il bambino che portava in grembo. Una testimonianza resa dalla vittima, gli agenti della scuola mobile di Foggia ha aggredito un'anziana di 70 anni dopo averle portato via la borsa, la collana e il cellulare, si è denudato e ha tentato di violentare. Qui arriva Filippo dopo le 2:30, è tutto buio. E lui ha Giulia, già probabilmente senza vita, sui sedili posteriori dell'auto. Decide di occultare qui il suo corpo. Aggredita ieri pomeriggio una capotreno in servizio sul convoglio ferroviario. Avendo riportato numerose ferite dal taglio, di aver costretto una ragazza di appena 17 anni a subire rapporti sessuali. Per scelta, quando vengo a questo tipo di incontri non mi trucco, perché è giusto che le cicatrici si vedano, per dare più senso a quello che dico alle persone. Dobbiamo imparare a capire chi abbiamo davanti e ricordarci che chi è in grado di infliggerci una violenza psicologica è la stessa persona che poi in futuro potrà metterci le mani addosso, violentarci fisicamente e arrivare al punto di commettere perfino un omicidio. E questo non è amore, se era amore non faceva così male. Dieci anni dopo, però, su quei presunti abusi si attende ancora la sentenza di primo grado.